l'ora di colazione, quindi mangiamo un cornetto, no? Matti, ma che cosa stai facendo? Ok. Matti, questo lo mettiamo lì. Cosa mettiamo lì? Quest'altra parte va in questo modo. Ma che cosa stai dicendo di preciso? Non capisco. Ma di quanti gradi sarà quell'angolo? Vabbè, facciamo. Quale angolo? 85. Ma che cosa? Ehi, fammi lavorare un attimo. Che cosa stai facendo? Poi lì abbiamo tre quadri. Ok, tre quadri di diverse colorazioni. Ragazzi, ma è impazzito quello! È diventato un designer! Aspetta, aspetta, devo prendere tutto con precisione. Ops, con precisione. Ok, 72 centimetri, perfetto. Ehi, Matti, ma che cosa stai facendo? Matti, basta, basta. Ma che cosa stai facendo? Aspetta un attimo. Cosa fai? Sì, 1,60 m, lo so già. Comunque, ti stavo dicendo, è l'ora di mangiare un cornetto. Sì, un'ora. No, 1,60 m statua in sala. Oh mamma, mi spieghi che cosa stai facendo, per favore? Puoi spiegarmi? Perché me l'hai rotto? Perché voglio capire che cosa stai facendo. Sto lavorando. E che lavoro fai? Ora te lo mostro io, seguimi. Quindi mi puoi spiegare dove stiamo andando? Fidati di me, sarà un'avventura incredibile. Andiamo! Eccoci qua. Non voglio aprire gli occhi. Aspetta un secondo, ma dove è finito il mio cappellino? Io non apro gli occhi. No, no, aspetta, non aprirli perché tanto non si vede niente. Ma dove ci troviamo? Io ho paura del buio! Ho paura! Basta. Ok. Ho calcolato male io, ti chiedo perdono, non dovevamo arrivare, non lo so, dove ci troviamo? Sottoterra? Ma che ne so io, perché tu non sei un vero ingegnere, secondo me? Ora lo vedrai, perché ho preso tutte le misure della nostra casa. Devi sapere che mentre tu eri occupata ad accarezzare piadina, io invece mi sono messo all'opera e ho costruito qualcosa di incredibile. È per questo che prendevo la misura, ok? Va bene, ti credo. Ora però cerchiamo di uscire da qui, ok? Siamo... Salta! Salto? Quindi? Salta, salta! Ninna, fammi fare a me, stai ferma, se no ti colpisco. Ok. Io ti colpisco. Fammi fare a me, ok, ce l'ho fatta. Ma smetti di colpirmi! Tu devi smettere di colpirmi! Basta colpirmi! Ma basta tu colpirmi! Oh, non mi colpire. Aia! Vabbè, senti, usciamo da qui che mi sono staccato. Oh, perché non mi si spacca il coso? Oh, perfetto, guarda un po' qui. Che cos'è questa? Questa è la casa che ho costruito con le misure che stavo prendendo prima. Visto che dici che non sono un vero ingegnere, vediamo ora che ne pensi. Molto bella. Ah, ok, questa è una super villa. È una villa fantastica, Nina. È la villa dei nostri sogni, capisci? È una super villa. Ho detto che è la villa dei nostri... Vabbè, senti. Una super villa. Ma perché vi devi prendere sempre in giro? Vabbè, ci ho messo tantissimo. Dobbiamo ricoprire questo disastro che abbiamo fatto. Sì, hai proprio ragione. Vabbè, perfetto. Comunque, qui vedete una cosa davvero incredibile. Una vera e propria città che piano piano scoprirete. Infatti sul canale Mattiz ci saranno dei video speciali in compagnia mia, della regina e dei nostri amici. Esatto, affronteremo tantissime avventure in questo nuovo mondo. Però Ninna, prima ovviamente dobbiamo vedere dove vivremo nella nostra città, no? Ok, penso sia allora io entro dalla parte rosa, mi sembra giusto. Ovviamente, okay. E io parto nella zona azzurra e vediamo un po' dove andiamo a finire. È bellissimo questo tappeto rosa. È bello, l'ho preso da casa, no? Ah, no, non abbiamo un tappeto rosa ora che ci penso. Vabbè, senti, non sarà proprio identica alla nostra casa, ok? Questa è la villa dei falsacchiotti. La villa dei falsacchiotti, non ci credo. È bellissima. Questa sarà la casa in cui noi andremo a vivere. Ovviamente non l'ho costruita da solo, ma mi hanno dato una mano perché, ecco, non è che io sono proprio un esperto, no? Aspetta un attimo, vado a vedere nella dispensa. Nella dispensa? Che cosa vorresti trovare, scusami? Lo sai cosa vorrei trovare? Mi sa proprio che... No, no, allora senti... No, non ti arrabbiare. Non c'è la cosa più importante che dovrebbe esserci nella casa dei falsacchiotti. I cornetti, intendi? Sì. Non ci sono, però guarda, c'è una bellissima torta. Oh,
Ops, non dovevo. Volevo dire che c'è una bellissima torta qui, la vedi? Va bene, mi accontenterò della torta. Oh, meno male. Aspetta, ma che gusto è? È alla Nutella. La torta alla Nutella, ovviamente. Perfetto. Sì, non è assolutamente. La torta alla Nutella. La torta alla Nutella non è assolutamente alla panna. Ok, allora possiamo andare avanti. Questa è tutta la nostra cucina. Da come vedi, c'è un fantastico tappeto. Che ci sono posti. Tappeto. Wow, c'è anche la carne da mangiucchiare. Io me la rubo, me ne rubo un po'. No, vabbè, forse così è troppa. Dai, prendiamone una sola. Vabbè, senti, io una me la rubo, eccola qui, che almeno quando ho fame me la posso mangiare. Me la dai una anche a me? Dai, tieni, prenditi la mia. Grazie. Mentre qui dentro, ma qui dentro c'è anche del pollo. Ma è più buono il pollo, il pollo con le patate. Lo prendo io, no, in realtà è solamente pollo. Comunque siamo contentissimi, abbiamo il pollo e voilà. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a esplorare tutta la nostra casa, ovviamente, la casa dei falsacchiotti. Ovvio, e io vorrei esplorare prima la mia stanza. Va bene, andiamo alla tua stanza. Presumo sia quella rosa. Sì, vieni con me, ti porto io. Aspetta però, prima non abbiamo visto questo fantastico salone. Guarda che divani confortevoli. Abbiamo anche un tasto. Un tasto da... Ho premuto un tasto. Guarda, io sono sul tavolo. No, dai, non sporcare il tavolo, l'abbiamo appena comprato. Togliti. Togliti, dai, coraggio. Aia, ma perché ogni volta devo andare a finire così? Porca miseria. Basta. Comunque, ti stavo dicendo, questo è un salotto di design. Infatti, chi l'ha progettato il divano è proprio io, Monsieur Corinna. Ma se l'ho fatta tutta io questa casa e tu mi dicevi perché stavi prendendo le misure prima. Vabbè, comunque, vabbè. C'è un piano di sopra, ma prima entriamo nella tua stanza. Sì. Questa è la fantastica porta rosa, che ovviamente. Che carina, molto rosa come piadina. Beh, certo. Rosa? Sì. Ma piadina è bianca. Ma piadina è rosa, perché lei ha la pancia rosa. Vabbè, senti, entro prima io, Wow, ma quanto è bella! Ma è la voglio fantastica. Io rosa. No, è mia. Guarda, qua c'è anche la mia postazione. Esatto, questa è la tua postazione per giocare ai videogiochi. E anche poi se non sono molto capace, però vabbè. Ma hai tre monitor, Ninna? Sì, perché devo giocare a tre videogiochi diversi contemporaneamente. Wow, che postazione da sogno. Mentre qui c'è anche la postazione di Jess, che è una dei nostri amici, che affronterà tante avventure con noi. E poi c'è il mio letto, cioè il letto di Jess, questo, e poi il mio lettino, guarda. Wow, che piccolo. Ma è un letto piccolo questo, tu sei più grande di... Come si dorme? Non puoi dormire se è giorno, Ninna, affacciati alla finestra, vedi? È ancora giorno. Però aspetta, guarda. Cosa? Che dalla finestra si vedono le montagne. Quindi? Quindi c'è una bella vista. Secondo me quella montagna nasconde qualcosa di strano. Sì. Sembra che ci sia una caverna con una porta gigante. Vabbè. Andare. Sì, magari negli prossimi episodi li andiamo ad esplorare. Mi raccomando, oltre a passare dal mio canale per scoprire tutte le avventure di Ninna e Matti su Minecraft, ricordatevi di lasciare un mi piace per altri episodi. Comunque... Se non lasciate un mi piace non potrete entrare nella casa dei falsacchiotti. Esatto, io lo farei fossi in voi. Comunque guarda un po' qui invece che cosa abbiamo. Non lo so, che zona è questa? Tu che sei femmina lo dovresti sapere. È una... Ma se l'hai costruita tu, scusa, dovresti saperlo. Secondo me è quella per mettersi il trucco. Il trucco, sì, sì, beh, esatto, certo. Sì, sì, guarda come sono carina nella mia truccatrice postazione. Wow, davvero bella. Poi qui abbiamo un altro tavolino con lo specchio, sì. E poi abbiamo un armadio, esatto. Carino questo armadio, molto wow. Bello l'armadio, sì, ci sono tutti i miei vestiti. Sì, ok, tutto molto fashion. Però basta, mi sono stancato, voglio andare a vedere la mia di camera. La mia è più bella, secondo me. Aspetta. Ecco qui la stanza blu. Mamma mia, sono troppo curioso, Ninna. Vado? Ciao, io ti chiudo fuori. È troppo bello, andiamo. Va bene, dai, ti faccio entrare. Entra nella mia camera azzurra. Grazie, però prima, Matti, sai che ora è questa? Che ora è? È l'ora dei cornetti, quindi me lo vado a prendere uno. Dato che in questa casa su Minecraft non l'hai fatti neanche mettere. Me ne vado. Ma dove stai andando? Aspetta. No, si è ributtata nel portale. Sì, questa mi sembra proprio l'ora dei cornetti. È l'ora giusta per mangiare cornetti. In realtà tutte le ore sono giuste per mangiarli. Però, dato che mi è venuta fame, lo farò adesso. E dato che Matti non li ha messi nella casa, li dovrò mangiare qua in casa nostra. Anche se devo dire che è più bella quella su Minecraft. Forse non ho calcolato che neanche noi a casa abbiamo i cornetti. Li abbiamo finiti, ieri li ho mangiati ben tre. Forse dovrei dirlo a Matti. Vabbè, nel dubbio è il momento di accarezzare il mio dolore.
dolce gattino che su Minecraft non c'è. Anzi, ora glielo dico proprio a Matti che non l'ha messo. Willy, non ti ha messo su Minecraft. Niente cornetti e niente Willy e piadina. Io mi arrabbierei molto con lui fossi in te. Ok, allora c'è un problema. Il problema è che a casa non abbiamo i cornetti. Molto interessante. Quindi non ci sono né a casa né in questa casa. E questo è un problema. Quindi non c'è né nella casa virtuale né nella casa reale il cornetto. Esatto, sai qual è l'altro problema? Che ho chiacchierato un po' con il mio amico, no? Chi sarebbe il tuo amico, scusa? E ora te lo dico. L'altro problema è che qua in questa casa virtuale non ci sono due cose. Cosa? Willy e piadina. È vero, mi sono dimenticato. Volevo dire che la farò, li farò perché no, c'è stato un problema con Willy e piadina, no? Hai visto che loro sono molto paurosi, si spaventano facilmente. Ecco, non si sono voluti buttare nel portale della casa nostra. E se non ti butti nel portale della casa nostra non puoi arrivare su Minecraft. Questa mi sembra tanto una scusa. Nah, vedrai, prima o poi prenderanno coraggio e arriveranno. Comunque, vabbè, vieni ad esplorare la mia stanza, io l'ho già vista. Ok. È troppo bella, guarda. Allora, chiudiamo la porta che sennò entra l'aria. Allora, qui c'è la postazione. Io mi metto qua, clicco il tasto, accendo il computer e incomincio a giocare. Woohoo! Anche tu hai 3 monitor, ma non so se te li meriti in realtà. Sì che me li merito, perché qua gioco a Minecraft, qua gioco a Fortnite e qua gioco a Roblox. Vedi? Okay. Tre giochi molto molto divertenti. Poi qui c'è un'altra postazione, perché purtroppo non sono da solo nella mia stanza, ma la devo... La devi condividere! La devo condividere, hai capito bene. Qui c'è una zona davvero bellissima. Ci sono delle teste con dei personaggi dei videogiochi, ad esempio questo è Super Mario, lo riconosci? Sì, ma fanno un po' paura che ci osservano lì così. Ma no, sono come dei pupazzetti da collezione. Così mi fai paura però. Sono dei pupazzetti da collezione. Mentre qui ovviamente nella stanza dei maschietti non può mancare il cibo. Abbiamo un panino, abbiamo le patatine del McDonald's, abbiamo una pizza, il pomodoro, chi è che si mangia i pomodori crudi? Boh, vabbè. Uffa, ma anch'io voglio il cibo nella mia stanza. Vabbè, lo sai, noi maschi siamo un po' confusionari, no? E poi ecco la zona dei letti. Ovviamente ci sono 4 postazioni letto. Ce n'è una qui, poi sali sopra e ce ne sono altre, perché saremo in qua. Oh mamma mia, saremo in 4, Nina, sarà un casino. Pensa che puzza di piedi in questa camera. No, non me lo far pensare. Comunque non so se ti sei accorta, ma affacciandoci alla finestra è arrivato il momento di dormire. Guarda, è notte. È vero, possiamo dormire, io vado in camera mia. Io resto qui, ci vediamo dopo. Sì. Ciao Nina, buonanotte. Ciao. Domani mattina esploreremo il mondo insieme, sono troppo curioso. Ah, buonanotte. Ecco, Matti, svegliati! Buongiorno. Buongiorno Nina, come va? Tutto bene? Bene, sì, ho dormito un po' scomoda perché il letto è veramente piccolo, però vabbè. Il mio invece era gigantesco, vediamo cosa c'è da mangiare a colazione. Sempre le stesse cose. Sì, io sto già mangiando, guarda. Vediamo. Wow, sei proprio una mangiona, Nina. Ehi. Comunque, vabbè, niente da fare. Qua non c'è nulla da mangiare. Oh, qua c'è il fuoco che sta cuocendo qualcosa. Vabbè, comunque, questa è la nostra casa di mattina, molto luminosa, vero? Sì, molto bella. Assomiglia proprio alla nostra casa. Tutta bianca, molto moderna, molto carina. È vero, ma tu non hai ancora visto una cosa. Abbiamo parlato di cornetti canutella per tutto il tempo. Sì. E devi sapere che ti ho mantenuto un segreto incredibile. Che cosa? Dimmelo. Tu seguimi e tieniti pronta, perché sarai la persona più felice del mondo quando lo vedrai. Dai Matti, che cos'è? Ti prego, dimmelo. Vieni, seguimi nel mondo di Nina e Matti, perché ti sto per portare in uno dei posti più belli. Te lo dico che se mi stai prendendo in giro mi arrabbio molto, Ma che ti sto prendendo in giro? Ho solo un pochino di difficoltà a ricordarmi dov'è, perché questa città è gigantesca, Nina. È 2 ore che camminiamo, ve lo vuoi dire, per favore? Se no, guarda che faccio, guarda. Che cosa fai? Aia, basta colpirmi. Ecco, hai preso pure dei semini in mano. Comunque, fidati di me, ne vale la pena attendere. Abbiamo fatto un viaggetto lungo per la città di Nina e Matti, ma guarda dove ti sto per portare. Dove? Vieni. Potresti già iniziare a riconoscere una scritta. C'è una scritta gigantica, ho scritto cornetto alla Nutella. Esatto, guarda qui dove siamo.
siamo? Siamo nel bar dei cornetti Canutella. Quindi io lavorerò qua? Non lo so, se vuoi sì, oppure ci saranno già degli amichetti pronti a lavorarci, vedi? Sono... No, dove sono andati? Oh no! Non c'ero più! Sono scappati i nostri lavoratori! Vabbè, allora sì, mettiti a fare te il cornetto Canutella. Ti do il benvenuto nel tuo bar, nel bar dedicato a Ninna. Che bello, guarda, se vuoi ti offro qualcosa, vieni. Ok, no, 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 io mi siedo qui e aspetto che tu mi servi al tavolo. Oh, vediamo un po' quando arriverà Ninna, sono davvero curioso. Ok, va bene, arrivo. Se vuoi ti vengo a dare una mano. No, ok, sei pronto? Prontissimo, Davide. Perfetto, cornetto. Aspetta, ma questi sono dei semi? Sì, perché per fare la farina per i cornetti servono prima i semi. Qua abbiamo aperto ora, non possiamo mica già distribuire cornetti, eh. Ma che cosa dici? Dai, dammi il mio cornetto. No, non c'è. Aspetta, Ninna, seguimi, ci sono... Dei biscotti, dei biscotti! Wow, te l'ho detto che c'era un modo. Allora, vai al tavolo che ora ti servo quello che vuoi. Ma se li ho preparati io? Non è vero. Guarda, ne faccio un altro, 3, 2, 1, sparabam! Che figo. Ok, ciao, ciao Ninna, ciao ciao. Ora aspetto e mi metto anche in un altro tavolo, uno ancora più lontano, così fatichi pure ad arrivare. Arrivo. Ok. Signori clienti, sto arrivando. Eccomi, sono solo io tanto. Allora, cosa mi dai di lei buono? Un succo a cosa? All'arancia. Ecco. Grazie, ma questo succo è blu. È acqua, Ninna, no, è acqua. No, non è vabbè, vero. Io mi bevo la bottiglia d'acqua subito che sto morendo di sete. Ecco, va riprenditi bene la bottiglietta. E poi tieni un biscotto. Sì, grazie. Però si chiama biscotto Canutella. Ok, il biscotto Canutella, perfetto. Sì. Questo bar è davvero magnifico, ci tornerò presto. Ai, che botta. Che ne pensi? Forse mi piaceva più un'altra casa. Anche a me. Sono stata a prendere le misure per 24 ore consecutive. Allora torniamo. No, ma che cosa fai? Non si apre il portale, ovviamente. Matti, mi prometti che torneremo presto in quella casa con Willy Pierina anche? Assolutamente sì, ci saranno tantissime avventure. Passate in descrizione perché c'è il link del mio canale Mattiz se ancora non siete iscritti, in cui incomincerà la nostra vita su Minecraft. No, 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 no.